Buonasera a tutte e a tutti, vi do il benvenuto a questo primo incontro delle lecture dedicate ad Alessandro Panza, organizzate dalla Fondazione Feltrinelli. Sono molto contenta di avere qui già sul palco i miei ospiti che a breve vi presenterò. Faccio giusto una piccola introduzione per chi non lo sapesse. Alessandro Panza è professore deceduto nel 2017 e la Fondazione Feltrinelli, insieme in accordo con la famiglia e con l'Università LUISS e con la Scuola di Politiche, ha deciso insomma di istituire un premio alla sua memoria per incoraggiare la ricerca sulle trasformazioni del mondo del lavoro. E questo premio consiste in due borse per dei giovani ricercatori che appunto tratteranno questi temi, e avremo l'occasione stasera di affrontare alcune delle tematiche che vengono insomma affrontate dagli studiosi e dai ricercatori della Fondazione. E stasera parleremo della tematica dei lavoratori senza rappresentanza, che è qualcosa di molto attuale, soprattutto in un momento di transizione come questo, di crisi, di inflazione, di quasi recessione. E lo faremo insieme agli ospiti, alcuni qui in presenza. Do il benvenuto al professor Alain Supiot, uno dei giuristi più famosi al mondo, docente del Collège de France, che tra l'altro domani modererà e terrà una lezione a Modena per l'uscita del suo nuovo libro, che si intitola Sovranità del limite. Poi do il benvenuto a Flavia Massimo, che è assistant professor dell'Università di Uropreto e anche collaboratrice, coordinatrice del progetto Democratizing Work, che si occupa appunto della rappresentanza dal basso e delle nuove forme di movimenti, di collettivi e di sindacati. E poi a Fedra Negri, che è ricercatrice dell'Università Bicocca di Milano, che ci aiuterà un po' a fare il quadro su quello che è il contesto della rappresentanza politica dei lavoratori. Avremo poi in collegamento il sociologo Domenico De Masi, che si collegherà con noi da remoto, e il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, a cui do il benvenuto. Allora, io inizierei dal professor Supiot, per darci un po' un quadro anche di quella che è la situazione e il contesto di cui andremo a parlare stasera. Sa meglio di noi che in Francia in questo periodo ci sono delle manifestazioni, centinaia di manifestazioni di lavoratori che chiedono l'aumento dei salari. In piazza con loro ci sono anche le sigle sindacali più tradizionali. E vorrei capire insieme a lei insomma che tipo di ruolo può avere oggi davanti a un mondo del lavoro così frammentato, così diverso rispetto ai decenni precedenti, la rappresentanza, e qual è la risposta da dare a poi ai lavoratori che chiedono poi maggiori salari. Buonasera a tutti. Grazie all'interprete, spero riusciate a seguirmi. Per rispondere alla sua domanda farò un bel passo indietro. Parlerò della creazione della democrazia di Atene. Il primo passo è stato Solone, il quale si trova in una città distrutta dove i ricchi hanno tutto, i poveri non hanno nulla, sono schiavi oppure vengono esiliati, e lui decide di dare a tutti coloro che lavorano del proprio lavoro la dignità di cittadini. Questo legame che esiste tra l'origine della democrazia economica, la rappresentazione del lavoro e la democrazia politica ha continuato ad esprimersi nel corso della storia. Potrei citare le città italiane della fine del Medioevo, o potrei anche parlare dell'esperienza del New Deal negli Stati Uniti. Vista l'invenzione infernale, chiamate associazioni, società anonime, in cui c'è una potenza economica fortissima da un lato, ma dall'altro lato invece hanno una responsabilità limitata, capiamo che c'era la possibilità che queste potenze economiche diventassero più forti di quelle politiche, e questo è il caso del Sherman Act all'inizio del XX secolo, in cui bisognava frammentare il potere politico per mantenere il primato del potere decisionale politico su quello economico. Questa è una costante, se vogliamo, nel corso della storia, e possiamo dire che dopo la guerra si era trovato un certo equilibrio
tra la potenza economica e politica in condizioni tipiche di ogni paese. Lo Stato sociale e il diritto del lavoro ovviamente ha ricoperto un ruolo molto importante creando questi tre pilastri della rappresentanza: l'azione collettiva, la rappresentanza collettiva e la negoziazione collettiva. Questo equilibrio oggi viene meno e dobbiamo ripensare alla rappresentanza dei lavoratori. Bisogna ripensarla sia dal punto di vista degli obiettivi che dei metodi. Però che cosa ha portato alla rottura di questo equilibrio? Direi in generale la globalizzazione, che ha autorizzato la potenza economica a emanciparsi dagli affari pubblici e rendere gli stati il proprio strumento. Quindi non solo i sindacati hanno perso il potere che avevano nei confronti delle imprese, ma gli stati stessi, tranne forse gli stati imperiali, sono diventati sottomessi al potere economico. Quindi in queste condizioni bisogna rivedere sia gli obiettivi che i metodi. Per quanto riguarda la prima parte, potrei fare riferimento a un uomo da cui ho imparato molto, Bruno Trentin. Nel suo libro La città del lavoro spiega il dibattito che ha avuto luogo durante la seconda rivoluzione industriale tra la sinistra e i sindacati per capire quale fosse il perimetro della giustizia sociale. Significava solo parlare di quantità, quantità di soldi, quantità di tempo lavorato, o magari non bisognava anche parlare del modo in cui si lavorava. C'era quindi una distinzione fatta anche in Francia da una filosofa, Simone Weil, che faceva una differenza tra l'oppressione e lo sfruttamento. La prima riguardava i soldi, mentre l'oppressione riguardava il fatto che gli esseri umani per tutta la vita devono fare dei compiti e la loro intelligenza viene a mancare. Ed è questo il grande problema. Ecco, il problema dei fordisti è stato quindi quello di eliminare l'organizzazione del lavoro considerando una questione derivante dalla scienza e che non doveva quindi derivare da un esercizio democratico. Questo era il pensiero di Lenin, Gramsci e anche alcuni geni del cinema lo dimostrano benissimo, Chaplin, eccetera. C'è una disumanizzazione a nome di un'organizzazione scientifica del lavoro. Il nuovo punto che compare con la rivoluzione digitale è che non sono più solo i corpi visti come prolungamento della macchina, ma anche il nostro cervello, la nostra mente. Cosa vuol dire? Significa vedere noi stessi come un computer bipede, un essere programmabile a cui si danno obiettivi specifici, quantificati, li raggiungerà e poi avrà dei feedback così da avere delle interazioni per proprio raggiungere questi obiettivi. E questo comporta quindi uno sprofondamento nella disumanizzazione del lavoro, uno sprofondamento che viene riassunto perfettamente in una delle lamentele più grandi che ha avuto luogo in Francia nel 2014 da parte del personale ospitaliero, personale femminile per la maggior parte, che ci dicevano: dobbiamo curare le macchine e non i malati. C'erano degli obiettivi e bisogna sistemare questo aspetto lasciando perdere i malati, dimenticandoci la sofferenza di queste lavoratrici che si dimenticano come fare bene il loro lavoro per concentrarsi su altro.
L'obiettivo della rappresentanza di oggi è quindi cercare di riaprire questo dibattito rievocato da Trentin e di allargare il perimetro della rappresentanza e della discussione politica, non solo a vantaggio del prezzo del lavoro, ma anche per rispondere alle domande perché lavoriamo e perché e come lavoriamo. Nei giovani mi sembra che ci sia questa aspettativa di non lavorare più male che va a nuocere l'aspetto ambientale o psicologico. Recentemente abbiamo visto Francis Haugen negli Stati Uniti che ha detto: non voglio lavorare più per Facebook in condizioni che alterano la condizione mentale dei lavoratori e dei bambini. C'è la dichiarazione di Philadelphia adottata nel 1944, un testo meraviglioso che diceva che i lavoratori devono svolgere dei lavori dove trovano soddisfazione nel mostrare la loro capacità e contribuire al massimo al benessere comune. Ci sono quindi queste due dimensioni: mostrare le proprie capacità, la propria conoscenza, quindi far vedere come lavoriamo, far vedere che siamo capaci di fare qualcosa e quindi mostrare la nostra intelligenza, e poi fare dei lavori a vantaggio del benessere comune. Questa è una prima sfida: trovare una democrazia economica allargata. Nel tempo che mi rimane, adesso voglio parlare dei metodi. I metodi di lotta elaborati dai fordisti rispondevano al paradigma del contratto del lavoro, quindi c'era una visione binaria dove c'erano i lavoratori e i datori di lavoro. Il grande apporto dello Stato sociale è: non c'è una definizione a priori della giustizia. La giustizia si scopre attraverso dei meccanismi che permettono di convertire risorse della violenza in nuovi rapporti di diritto, il che è fantastico per quanto riguarda la legalizzazione dello sciopero, dei sindacati. Ecco, questo è un modo per metabolizzare la violenza. Ecco, questa forma di metabolizzazione è stata un po' smantellata, però adesso non voglio entrare in dettagli troppo giuridici. E dall'altro lato questo disarmo deriva da nuove forme di organizzazione delle imprese, perché una impresa di tipo fordista ha succeduto a reti chiamate catene di valore o catene di produzione, che sono catene di responsabilità, ovvero coloro che hanno il potere economico non sono i responsabili dei danni ecologici della loro fabbricazione. Per lottare contro questo fenomeno ci sono dei nuovi metodi di intervento, e bisognerebbe, secondo me, parlare di alcuni temi che magari aborderemo tra poco. Bisogna parlare però anche di qualcosa che ha preceduto l'era industriale, che magari possono essere aggiornati, e creare una solidarietà per uscire al di fuori del binomio datore-lavoratore. Lo sciopero di Lione è stata lo sciopero di Lione è stato uno dei primi più importanti, che ha mostrato proprio un rapporto di dominio economico a cui le persone si sono ribellate. La questione dello sciopero degli indipendenti è sicuramente un qualcosa che bisognerebbe sviluppare. Poi c'è stato il boicottaggio, una forma molto utilizzata e che potrebbe trovare forme nuove di attualità, perché permetterebbe di unire i lavoratori e i consumatori. C'è veramente un ampio campo di riflessione che toccherà nuove forme di azione collettiva. C'è il boicottaggio, ad esempio,
avete visto forse che c'è una sentenza del 11 giugno 2020 della Corte Europea dell'Uomo che ha detto che appunto il boicottaggio è protetto dalla libertà di espressione previsto dall'articolo 10 della Convenzione Europea. Ecco, questo un po' così a grandi linee, mi rimangono 10 secondi, ma questo grazie è quanto. Mille. Grazie. Grazie professore, gli spunti sono tantissimi, proveremo un po' ad articolarli con gli altri ospiti e proprio su questo io insomma, do di nuovo il benvenuto a Flavia Massimo che è in Italia anche per rilanciare il libro Il Manifesto del Lavoro che ha scritto insieme ad altre 12 ricercatrici da tutto il mondo. E ecco, il professore parlava di nuove forme di protesta nei confronti di questo dominio economico che noi stiamo cercando in qualche modo di capire come arginare per poter salvaguardare un lavoro che sia un lavoro di qualità. E ha parlato di boicottaggio e mi vengono subito in mente quelli che sono i lavoratori, soprattutto delle piattaforme, quindi del delivery, della logistica. E pensiamo anche semplicemente a un fatto di cronaca di questi giorni che insomma, oggi c'è uno sciopero in Italia dei rider e dei sindacati per la morte di un 26enne, insomma, un lavoratore, Sebastian Galassi, che ha perso la vita facendo una consegna e tra l'altro poi è stato anche licenziato dall'algoritmo perché non aveva rispettato insomma, i suoi doveri lavorativi. Proprio su questo insomma, vorrei capire anche con lei in che modo si stanno anche muovendo i movimenti per poter rispondere magari a questa assenza momentanea o capiremo insieme se momentanea o meno di una rappresentanza adeguata per un certo tipo di lavoratore e di lavoratrice. Che scenario si apre davanti adesso? Grazie, buonasera a tutti. Non lo so dove sono i miei slide, forse... Ok, grazie. Vorrei innanzitutto ringraziare la Fondazione Feltrinelli a nome di Spartaco Putini, che si è occupato della preparazione di questo evento, ai cari Paolo Borghi e Enzo Mingioni, che mi hanno accolto a braccia aperte a Bologna. Ringrazio anche la professoressa Isabella Ferreira, che mi ha permesso di essere qui oggi. E saluto infine i miei colleghi Alan Sopio, Domenico De Masi, Fedre Landini, che sono persone che ammiro da tanto tempo. Visto il contesto elettorale in Brasile e in Italia, inizio qui con una riflessione di un scrittore brasiliano che si chiama Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ciò che la vita vuole da noi è il coraggio. Coraggio, questo ci serve dopo l'elezione di Giorgia Meloni qua in Italia e il ballottaggio con Bolsonaro in Brasile. La sinistra brasiliana non aspettava un voto così espressivo per Bolsonaro, poiché i sondaggi indicavano una possibile vittoria di Lula al primo turno. Inoltre, dopo un governo segnato da razzismo, maschilismo, LGBTfobia, distruzione dei popoli indigeni, della natura, ci aspettavamo che la classe lavoratrice brasiliana scegliesse diversamente. Ma chi è la classe lavoratrice brasiliana? Pensando all'attuale contesto elettorale in Brasile e alle forme di lotta nel sud globale, voglio organizzare il mio intervento in quattro domande. Dove siamo? Da dove veniamo? Da dove partiamo? E dove stiamo andando? Prima domanda, dove siamo? La specificità della società brasiliana, contrariamente allo slogan di Bolsonaro, non è la corruzione del Partito dei Lavoratori, che è un problema in qualsiasi partito, in qualsiasi paese. La verità è che non c'è problema strutturale in Brasile che non derivi dalla sua monumentale diseguaglianza socio-economica, ma anche dalla sua diseguaglianza razziale. Non c'è classe senza razza in Brasile. Il programma di trasferimento di reddito di governo Lula, Bolsa Famiglia, ha relativizzato le variabili del capitale sociale e economico e soprattutto ha destabilizzato il capitale culturale della classe media brasiliana,
che pure non essendo bianca, si vede come bianca. Nel governo Lula questa classe media bianca è stata obbligata a condividere con la classe nera povera gli spazi ereditali del capitale culturale coloniale. Loro non vogliono, per esempio, incontrare la loro domestica in aeroporto, perché la classe media bianca brasiliana vuole mantenere il capitale culturale derivato dalla colonizzazione, legato all'uomo europeo di razza bianca, che è associato alla civiltà e che occupa il posto dei soggetti dei diritti, secondo la colonialità del potere. Ma cos'è la colonialità del potere? E come agisce nell'epistemologia del diritto del lavoro? Questo ci porta alla seconda domanda. Da dove veniamo? A differenza del mito della democrazia razziale, il Brasile è un paese razzista e sessista, che riflette la colonialità del potere presente in tutta l'America Latina. Secondo il sociologo peruviano Aníbal Quijano, la colonialità del potere dimostra che le relazioni coloniali in ambito sociale, economico, culturale ed epistemico non sono finite con l'estinzione formale del colonialismo. Riflettendo la colonialità del potere, l'epistemologia egemonica del diritto del lavoro, perpetuando il pensiero eurocentrico come universale, ha stabilito come narrativa mondiale un'evoluzione storica tra servitù, schiavitù e lavoro libero e subordinato, che sono concepite come forme di lavoro pre-capitaliste. Tuttavia, nella colonizzazione dell'America Latina, tali forme di lavoro non solo operavano insieme, ma erano anche articolate attorno a capitale e a mercato mondiale. E oltre a essere simultanee, erano associate all'idea di razza fenotipica, legata al colore della pelle, per legittimare la divisione tra colonizzato e colonizzatori. I popoli indigeni furono confinati in servitù, i neri furono confinati in schiavitù, gli spagnoli e i portoghesi, in quanto razza bianca dominanti, potrebbero occupare posti di potere, ricevono il stipendio e svolgere un lavoro libero. Questa divisione razziale e sessuale del lavoro rimane intatta in America Latina fino ad oggi. Le donne non bianche sono alla base della piramide sociale e i maschi bianchi sono ai vertici. I maschi bianchi rappresentano il soggetto epistemico del lavoro subordinato a tempo indeterminato in America Latina. Quindi, il lavoro tipico subordinato non ha mai espresso e tuttora non esprime la realtà della maggior parte dei lavoratori del sud globale. La frattura tra l'epistemologia del diritto del lavoro e l'esperienza di chi lavora nel sud globale, in particolare dei lavoratori non bianchi, non è casuale. È un progetto della colonialità del potere, che è anche un progetto eurocentrico di potere. L'eurocentrismo non si riferisce a tutta la storia cognitiva dell'Europa occidentale, ma a una specifica forma di razionalità. Radicata nell'era illuminista, questa razionalità era totalitaria, perché rifiutava tutte le altre forme di conoscenza non europee, ritenendoli locali, irrazionali e incivili. In questa relazione dialettica coloniale, la produzione di conoscenza europea era considerata universale, razionale e scientifica. Quindi, nonostante la sua etica emancipatrice, l'epistemologia del diritto del lavoro è un prodotto di questa colonialità, di questa modernità capitalista, e come tale è soffusa di colonialità eurocentrica. Il soggetto epistemico del diritto del lavoro, del lavoro dipendente, ha colore, genere e località geopolitica. Ma noi non possiamo più riprodurre un'epistemologia giuridico-lavorativa in cui l'umano è costituito da una matrice antinera, antindigena e antifemminile, che continua a mantenere le diseguaglianze intersezionali tra razza, classe, genere, ma anche tra il nord e il sud globale. Quindi, come decolonizzare il diritto del lavoro? È possibile decolonizzare la lotta collettiva? È possibile decolonizzare il diritto di sciopero? Questo ci porta alla terza domanda. Da dove partiamo? Quando studiamo l'epistemologia del diritto di sciopero, partiamo dal presupposto della distinzione tra sciopero delitto, sciopero libertà e sciopero diritto, elaborata da Piero Calamandrei.
Un modello autoritario di Stato considera lo sciopero un reato. Un modello liberale tratta lo sciopero come libertà. E un modello di Stato democratico tratta lo sciopero come un diritto. Ma è il modello giuridico statale che definisce se il lavoratore in sciopero sarà criminalizzato, punito del contratto di lavoro in ambito civile? Oppure il colore e il genere del corpo scioperante influenzano la classificazione giuridica di questa condotta nel corso della storia? Facciamo un esempio. Lo sciopero dei guadagnatori nel 1857 a Bahia, in Brasile. I guadagnatori erano lavoratori neri, schiavizzati e liberi, che vagavano per la città svolgendo ogni tipo di servizio, soprattutto trasportando persone. Nel 1857, tuttavia, il Consiglio Comunale emanò un decreto che imponeva alte tasse e intenso controllo di polizia a questi lavoratori. Il risultato fu il primo sciopero in Brasile che ha paralizzato un intero settore vitale dell'economia urbana. Ma i nostri manuali di diritto del lavoro non fanno riferimento allo sciopero dei guadagnatori, come l'origine del diritto di sciopero in Brasile. Questi manuali ci dicono che il diritto di sciopero è stato solo creato dalla classe operaia bianca europea, nella piazza dove si radunavano i lavoratori francesi, durante la rivoluzione industriale, che non è mai accaduta in Brasile. Questa è la colonialità del sapere nel pensiero stesso del diritto del lavoro brasiliano, ma che è anche presente nell'epistemologia del diritto di sciopero. Il diritto di sciopero è stato basato su una forma di resistenza collettiva pensata per il modello taylorista fordista, che concentrando in maniera gerarchica il processo produttivo, usurpava ogni iniziativa dei lavoratori. Quindi questo sistema era vulnerabile all'interruzione del lavoro, cosa che non accade più nel sistema capitalista contemporaneo europeo e non è mai accaduta nei paesi del sud globale. La classe lavoratrice non è mai stata limitata ai lavoratori industriali dipendenti, perché incorpora la totalità di persone che vendono i loro corpi per sostenere la valorizzazione del capitale. Questo gruppo di lavoratori oggi include i disoccupati, i rider, i lavoratori improduttivi, i riproduttivi, gli informali, molti altri che producono plusvalore. Il concetto di lavoro ampliato deve seguire un altro di soggetto lavoratore ampliato. C'è un conflitto tra capitale e lavoro, ma la disuguaglianza sociale generata dal capitale non è semplicemente eccessiva, è particolarmente eccessiva d'accordo con il colore, col genere, con la nazionalità di questo lavoro e questa lavoratrice. È una disuguaglianza ibrida. Quindi vediamo alcuni esempi di lotte ibride in America Latina. Scioperi intersezionali femministi. La invisibilità del lavoro riproduttivo gratuito viene messa in discussione con uno sciopero generale in Argentina e in Cile per rivelare la relazione tra i corpi femminili violati con i corpi che rifiutano di produrre. Non si tratta solo di discutere di come il corpo sia regolato nel mondo della produzione, ma di mettere in discussione il posto stesso del corpo come materia politica nel mondo capitalista. Fare un sciopero intersezionale femminista, sovvertendo il ritmo ordinario del lavoro produttivo, ma anche del lavoro riproduttivo gratuito, è esplicitare l'intima relazione tra tutte queste dimensioni e la loro codipendenza. Sciopero e boicottaggio digitale, o break the zappies. L'organizzazione collettiva dei rider antifasciste ha provocato il 1 luglio 2020, nel pieno della pandemia e con l'aumento del profitto delle app di consegna, il fermo dei rider in Brasile, Cile e Argentina, che ha agito attraverso i social. Il blocco della consegna dei lavoratori è stato articolato con boicottaggio digitale da parte dei consumatori, che sono stati chiamati dai social a non utilizzare le app e a valutare negativamente le app di consegna nei negozi online. Scioperi digitali atipici in banche. I lavoratori delle banche sono categorie estremamente automatizzati. Fermare il lavoro non genera più danno politico. In Brasile, nel 2017, insieme ai lavoratori bancari e al loro sindacato, è stata sviluppata una strategia per rallentare le app bancarie. In questo modo, il servizio digitale dell'app non è stato sospeso, non caratterizzando il reato di sabotaggio,
ma ha causato danno all'immagine delle banche ai consumatori. E questo ci porta all'ultima domanda: dove stiamo andando? La proposta di decolonizzare il diritto del lavoro e il diritto di sciopero non è da confondere con l'idea di distruzione delle attuali istituzioni giuridiche. Decolonizzare il diritto di sciopero significa puntare sull'ibrido, fuggire dal pensiero moderno, binario, eurocentrico. Decolonizzare il diritto di sciopero significa pluralizzare la categoria lavoro, del soggetto lavoratori, del concetto di tempo e di valore. È la possibilità per chiunque di partecipare attivamente al processo di definizione delle grammatiche istituzionali, senza paura della repressione della polizia, indipendente dalla loro classe, colore o genere. È un diritto al pluralismo politico che richiede una cittadinanza dinamica, che supera il linguaggio tradizionale del diritto ad avere diritti, del voto come unica forma di partecipazione politica. Nelle parole di Guimarães Rosa, ciò che la vita vuole da noi è il coraggio. Se perdiamo il ballottaggio in Brasile, ci sarà lutto, ma ci sarà anche lotta. Coraggio a tutti noi. Grazie. Grazie alla professoressa Massimo. E, intanto la ringrazio per l'intervento in italiano, insomma, che ha tenuto fino alla fine. E la ringrazio ovviamente per aver posto l'attenzione su una questione fondamentale, che è quella, insomma, delle disuguaglianze sul lavoro legate al genere e alla razza, sul quale punto spero poi che riusciremo a tornare nel corso della discussione. Ma per allacciarmi anche alla ricercatrice della Bicocca, Fedra Negri, vorrei partire da una frase che ha detto proprio la professoressa Massimo: ci aspettavamo che la classe lavoratrice votasse diversamente. Allora, noi sappiamo ormai che il tempo dei grandi partiti di massa, per cui insomma i lavoratori erano attratti da un certo tipo di partito, è finito, siamo in un'altra epoca storica. Noi sempre qui in fondazione abbiamo provato a seguire le elezioni italiane che si sono concluse, insomma, sono state il 25 settembre, provando a capire un po' anche i partiti come si pongono dal punto di vista del lavoro, perché, come anticipava il professore, c'è bisogno di un ritorno della politica anche in questo, non possiamo lasciare lo stradominio economico alla gestione del lavoro. Ecco, da questo punto di vista le chiederei cosa ne pensa della rappresentanza politica del lavoro oggi, se ha avuto l'impressione anche lei che comunque i partiti abbiano un po' tralasciato la questione o comunque l'abbiano fatto in maniera un po' laterale. Bene, ringrazio per la domanda e chiedo alla regia di mettere le mie slide. Anche io ho qualche slide. Eccole qua. Allora, rispondo partendo forse da qualcosa che sappiamo tutti, cioè negli ultimi 20 anni, chiaramente con alti e bassi, con differenze da paese a paese, nel mio lavoro mi concentro sui paesi occidentali, e quindi le vecchie democrazie industrializzate. Negli ultimi 20 anni in questi paesi, nelle diverse tornate elettorali, i partiti socialdemocratici o gli eredi dei partiti socialdemocratici non se la sono sempre cavata benissimo. Chiaramente ogni elezione ha la sua storia, è possibile identificare cause specifiche per magari performance elettorali non positive, però ci sono anche delle ragioni di fondo, dei processi di lungo periodo. Uno è già stato menzionato da chi ha parlato prima di me, cioè in particolare il fatto che è cambiata la classe lavoratrice. Il processo di flessibilizzazione del mercato del lavoro, il processo di globalizzazione, le catene di valore globali hanno fatto sì che ci sia stata una moltiplicazione delle forme contrattuali. A forme contrattuali diverse corrispondono diritti, doveri e tutele dal punto di vista del welfare diversi. Dal punto di vista della politica vuol dire a forme contrattuali diverse corrispondono anche bisogni diversi, quindi anche domande di policy, di risposte di policy da parte dei lavoratori diverse. Quindi il primo grande problema che i partiti di origine socialdemocratica si trovano a dover contrastare è proprio questo, cioè negli ultimi 20 anni è cambiata la loro constituency di base, è diventata molto più eterogenea di com'era.
Però poi c'è un altro problema. Negli ultimi 20 anni è proprio cambiato lo spazio politico nel quale tutti i partiti devono competere. Cioè, se prima lo spazio politico era monodimensionale, quindi sostanzialmente la competizione si aveva tra più Stato, più mercato, destra-sinistra economica, adesso, in particolare dalla fine degli anni 70, ma poi in maniera potente dagli anni 90, lo spazio politico è diventato così, cioè è diventato bidimensionale, con due dimensioni che sono ortogonali l'una all'altra. E sulla dimensione verticale, che ha tanti nomi, si può chiamare New Value Cleavage, oppure integrazione demarcazione, oppure anche Galtan, insomma, questa dimensione verticale oppone da un lato individui e partiti che si mobilitano progressisti, che quindi si mobilitano per i diritti civili, per l'ambiente, europeisti, favorevoli a una maggiore integrazione sovranazionale, favorevoli alla libera circolazione delle persone soprattutto. Dall'altro lato ci sono partiti che invece sono individui che hanno preferenze opposte, quindi che sono tradizionalisti, che tendenzialmente sono nazionalisti o comunque favorevoli a una minore integrazione sovranazionale e sono contrari alla libera circolazione delle persone. Qui vedete lo spazio politico e poi vi ho anche collocato in questo spazio politico, grazie a un'applicazione che trovate online sulla base delle proposte elettorali dei partiti alle ultime elezioni, i partiti italiani, così potete vedere più o meno dove si collocava il partito che avete scelto. Ora, in questo mutato spazio politico è chiaro che i partiti socialdemocratici hanno un po' perso le coordinate della loro azione. Cioè fanno fatica a formulare proposte di policy che siano potabili per la working class, per questa working class che è diventata molto eterogenea, e dall'altro lato hanno via via negli anni enfatizzato l'attenzione nei loro programmi elettorali a tematiche sulla dimensione Galtan, quindi su quella dimensione verticale, integrazione e demarcazione. Pensate alla centralità di tematiche come l'europeismo, l'ambientalismo nell'ultima campagna elettorale, soprattutto per il Partito Democratico, trascurando il loro core business, quindi trascurando le tematiche più propriamente leburiste. Ora, la vulgata vuole, insomma, siamo portati a pensare, nei media viene veicolato il messaggio che gli individui marginali, fragili, i lavoratori fragili, si siano allontanati dai partiti socialdemocratici, spesso a favore di partiti più di destra, no? Spesso anche etichettati come populisti, appunto perché sono caduti preda delle sirene del populismo che hanno alimentato la paura del migrante, del diverso, della globalizzazione. Ora, a me questa lettura non ha mai convinto. Non mi ha mai convinto perché mi sembra che da un lato sia poco edificante per gli elettori, perché li descrive come degli esseri incapaci di scegliere razionalmente quando si trovano a dover votare. E mi sembra anche un po' troppo autoassolutoria per i partiti socialdemocratici, che quindi si descrivono come vittima di un'irrazionalità montante alla quale loro hanno cercato di porre un argine. Io ho fatto uno studio che è stato pubblicato su una rivista internazionale, scientifica internazionale americana, nel quale ho studiato il comportamento di voto dei lavoratori fragili nei 27 paesi europei dal 2008 al 2016. E che cosa è venuto fuori? Qui vedete i risultati della mia analisi. È venuto fuori che i lavoratori non votano, i lavoratori fragili non votano per i partiti che promettono più severità in materia di immigrazione, non votano per i partiti che hanno proposte di policy di destra, ok? Loro, in ragione di quelle proposte di policy di destra e di nazionalismo e di chiusura al diverso, loro votano i partiti che promettono nei loro programmi elettorali maggiore spesa sociale e maggiori tutele in termini di welfare, ok? Questo risultato è stato anche confermato proprio recentissimamente da un altro studio condotto dai colleghi, questa volta su 12 paesi europei negli ultimi 25 anni, che mette in luce come quando i partiti leburisti e socialdemocratici aumentano l'attenzione verso tematiche pro-labor nelle loro campagne elettorali, quindi nei loro programmi elettorali, allora il voto di classe aumenta, quindi ricevono i consensi dei lavoratori. Al contrario, quando in campagna elettorale i partiti leburisti e socialdemocratici
spostano l'attenzione su tematiche collocate sulla seconda dimensione Galtan, di integrazione e demarcazione, quella che vi dicevo prima, ecco che il voto di classe si indebolisce. Qui vi faccio vedere un altro mio risultato, questa volta ho fatto un'analisi su dati solid, che è l'IRC di cui a capo c'è il professor Ferrera dell'Università di Milano. Questo era un sondaggio su 16 paesi europei condotto nel 2021. Si è chiesto ai rispondenti quali sono le tematiche per loro più importanti, cioè su quali tematiche le istituzioni, i partiti dovevano impegnarsi esplicitamente per riconquistare la loro fiducia. E qui vedete le risposte date dai lavoratori fragili. I lavoratori fragili vogliono che partiti e istituzioni si occupino di loro. Cioè le tematiche che i lavoratori fragili considerano importanti sono la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale. Al contrario, penalizzano, quindi non votano per, i partiti o danno un giudizio negativo dei governi e delle istituzioni che enfatizzano tematiche sulla seconda dimensione, quali law and order, quindi ordine pubblico, terrorismo, immigrazione e anche ambiente, quindi la conversione ecologica. Non ci sono differenze invece su altre tematiche che vedete riportate nella slide. Quindi il voto di coloro che sono marginalizzati nel mercato del lavoro e nel tessuto economico è irrazionale, è un voto di pancia. La risposta che queste analisi che vi ho fatto vedere, questi studi che vi ho riassunto, sembra dare è no, non è un voto di pancia, è un voto razionale. Votano per i partiti che dimostrano più attenzione a quelle che sono le issue per loro rilevanti, e questo è perfettamente coincidente con un modello razionale delle scelte di voto. Ora poi, date queste premesse, quindi date queste difficoltà, come sono andate le elezioni italiane? Allora, questa slide va interpretata in questo modo. Quali caratteristiche sociodemografiche dell'elettore, quindi quali caratteristiche dell'elettore in termini di scolarizzazione e autocollocazione nelle classi sociali, quindi tu ti percepisci come povero, middle class o upper class? Beh, io mi percepisco middle class, ok, questa è la risposta. Quali caratteristiche aumentano la probabilità di aver votato per Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, PD, Movimento 5 Stelle? Cosa dicono i risultati? Sono analisi multivariate, quindi l'effetto di ogni fattore individuale è ceteris paribus, cioè tenendo ferme tutte le altre caratteristiche, quindi non è semplicemente una correlazione bivariata. Allora, le persone a bassa scolarizzazione tendono a votare per Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Le persone che si percepiscono di middle class, che si autocollocano nella middle class, tendono a votare per Fratelli d'Italia e Lega. Quelle che si percepiscono nella upper class hanno teso a votare per Forza Italia. Quindi da questo, diciamo, nel centrodestra della politica italiana abbiamo sostanzialmente un elettorato di stampo conservatore classico, no? Poco scolarizzato, middle e upper class. Guardiamo, diciamo, dall'altro lato dello spettro politico, anche se sappiamo che il Movimento 5 Stelle non vuole farsi collocare sull'asse sinistra-destra, ma analizzando insomma, secondo tecniche di codifica dei manifesti elettorali, delle posizioni di policy, vi assicuro che il Movimento 5 Stelle si colloca nella sinistra dello spazio politico, e poi l'avete visto anche nello spazio bidimensionale iniziale dove si collocava. Allora, guardiamo il PD. Il PD è più probabile che votino per il PD gli individui molto scolarizzati, quindi con istruzione universitaria o superiore. È più probabile che votino per il Partito Democratico, che abbiano votato per il Partito Democratico, gli individui che si autocollocano nella upper class. Ora, per un partito di stampo socialdemocratico, che quindi intende essere il perno, intende essere ampio, avere queste caratteristiche negli elettori
cioè essere poco trasversale sia sul livello di istruzione e poi sulla classe sociale percepita, non è una buona notizia. Al contrario, il Movimento 5 Stelle è trasversale sia per quanto riguarda l'istruzione che la classe sociale percepita. Aggiungo un'informazione riguardo all'età, che non ho messo in questa slide, cioè tutti i tre partiti del centrodestra sono trasversali per quanto riguarda le classi di età, quindi indipendentemente dall'età la probabilità di votare per questi partiti non cambia. Il PD invece performa meglio negli under 30, quindi giovanissimi, oppure negli over 65. Va male in tutte le classi intermedie. Le classi intermedie sono proprio quelle che sono più attive sul mercato del lavoro. Mentre il Movimento 5 Stelle è abbastanza trasversale su tutte le classi di età, si è comportato molto bene anche lui nei giovanissimi. Ultima slide sulle elezioni italiane, poi ne ho una sull'associazione sul reddito di cittadinanza e voto 5 Stelle, ma mi dici se c'è tempo. Allora, qui questa slide va letta così. Dati 100 disoccupati, quindi jobless, che hanno partecipato alle ultime elezioni politiche italiane, come questi 100 disoccupati hanno distribuito il loro voto. Seconda riga, dati 100 operai, come questi 100 operai hanno distribuito il loro voto tra i partiti. Allora, guardiamo i disoccupati. Il primo partito scelto dai disoccupati alle ultime elezioni politiche italiane è stato il Movimento 5 Stelle. Su 100 disoccupati, 23,5 hanno votato per questo partito. Non sommano a 100 perché ci sono poi tutte le altre liste che non ho riportato. Secondo partito, Fratelli d'Italia. Terzo partito, PD, ma con un bel distacco, e molto vicino a quasi la stessa percentuale di Forza Italia. Passiamo agli operai e affini. Fatti 100 operai, come hanno distribuito il loro voto? Anche qui, primo partito, Fratelli d'Italia. Questo abbiamo detto, Fratelli d'Italia è molto trasversale, quindi lo vedrete come primo partito quasi sempre. Secondo partito, Movimento 5 Stelle, con un bel distacco, bisogna dire. Terzo partito, Lega di Salvini, il PD arriva solo quarto. Guardiamo il terzo icona, invece si riferisce esattamente ai solo self-employed, quindi alle partite IVA, ma anche artigiani, commercianti, insomma, come diceva il professore all'inizio. Questa può essere, è una nuova categoria noi siamo abituati ad associare a un voto a elettori conservatori di centrodestra, però è vero che il disagio lavorativo è molto forte in questa categoria di lavoratori ed è molto cresciuto negli anni della pandemia. Primo partito, Fratelli d'Italia, secondo partito, Movimento 5 Stelle. Questo è degno di nota se pensiamo alla campagna molto progressista che ha fatto il Movimento 5 Stelle durante questa campagna elettorale, che sostanzialmente ha parlato solo di reddito di cittadinanza. Insegnanti e impiegati. Questa è proprio una nota dolente per il Partito Democratico. Per la prima volta il Partito Democratico non è più il primo partito scelto da questa categoria di lavoratori. Cede il passo, e neanche di poco, a Fratelli d'Italia. Ultima categoria, i manager, i dirigenti, insomma posizioni apicali. Primo partito Fratelli d'Italia, secondo partito PD. Ok, quindi c'è un problema di chiaramente di costituency elettorale per quanto riguarda il Partito Democratico in Italia. Non so se c'è il tempo, se no lo rimando dopo. Possiamo, esatto, okay, nel secondo perfetto. Giro. Sicuramente grazie intanto per l'intervento e per le slide chiarissime che ci hanno portato, insomma, anche all'attenzione visiva, un'analisi spietata del Partito Democratico che effettivamente insomma, fa riflettere. Su questo e sulla crisi dei partiti, insomma, socialdemocratici di cui ha parlato, e vorrei interpellare il professor De Masi che e su quelle che sono le politiche anche neoliberiste, ha scritto molto anche nel suo ultimo libro La felicità negata. E da questo punto di vista, mettendo un po' insieme anche quelli che sono stati gli interventi qui sul palco, quindi la crisi politica di rappresentanza dei lavoratori, le disuguaglianze nel mondo del lavoro che sono sia sociali, sia razziali, sia di genere,
e tutte le nuove forme di protesta che ha messo in fila il professor Supiò, qual è la sua, insomma, la sua lettura e la sua prospettiva per come possiamo risolvere questa situazione? Ma intanto vi ringrazio molto di questo invito e vi saluto tutti, e particolarmente la professoressa Flavia Maximo, brasiliana. Io sono la cittadinanza di Rio de Janeiro, alla quale auguro che il 30 ottobre finalmente Lula prenda il posto di Bolsonaro. Dopo questa piccola parentesi dico che certo il problema del lavoro è fondamentale, se visto soprattutto sulla base di alcuni cambiamenti di fondo. Io sintetizzerei nella frase di Hannah Arendt, molto ripetuta in questo periodo, che dice, è tratto da Vita attiva del 55, cosa succede in una società fondata sul lavoro quando il lavoro viene a mancare. Quindi cosa succede se il lavoro viene a mancare e perché viene a mancare? Beh, siamo ormai da alcuni decenni in una società che tutti finalmente chiamiamo post-industriale. Significa una società in cui non è più centrale la produzione di grandi beni materiali, ma è centrale la produzione immateriale, cioè di servizi, informazioni, simboli, valori ed estetica. È centrale e predominante la politica economica neoliberista. Ormai dagli anni 80 in poi si è insediata praticamente in tutti i paesi dell'Occidente e sta insediando anche la Cina, una politica economica in cui sono all'epicentro dell'analisi e delle azioni l'individuo, il mercato, la concorrenza e la precarietà. In Italia lo vedevamo da questi dati molto, molto utili. Siamo in presenza di un paradosso, cioè un PD che dice di essere di sinistra senza esserlo e i 5 Stelle che sono di sinistra senza dirlo. Il mercato del lavoro è influenzato da una serie di fattori, tutti in fase di movimento, cioè di movimento veloce. La demografia, la femminilizzazione, le tecnologie, la digitalità, l'economia, la globalizzazione e i valori. Naturalmente ci sarebbe da analizzarli uno per uno, ma abbiamo solo 5 minuti, per cui mi fermo soltanto sulla tecnologia. Per la legge di Moore la potenza di un microprocessore raddoppia ogni 18 mesi. E questo che significa? Che un microprocessore già potentissimo oggi nel 2030 sarà centinaia di miliardi di volte superiore a quello attuale. Questo nostro ventunesimo secolo è segnato dall'ingegneria genetica, con cui stiamo vincendo molte malattie, dall'intelligenza artificiale, con cui stiamo sostituendo molto lavoro intellettuale, dalle nanotecnologie con cui gli oggetti si relazionano tra di loro e con noi, dalle stampanti 3D con cui costruiamo in casa molti oggetti, dal metaverso con cui le rappresentazioni digitali sono rese reali e da un arsenale bellico e nucleare di cui stiamo vedendo il dispiegamento proprio in questa fase in Ucraina. Le conseguenze sul lavoro: la tecnologia assorbe sempre più fatica fisica e assorbe gran parte del lavoro intellettuale di tipo esecutivo, l'impiegatizio. L'intelligenza artificiale sta assorbendo sempre più attività intellettuale di carattere creativo. Grazie a informatica e a intelligenza artificiale si possono produrre più beni e più servizi con meno energia umana, il fenomeno che gli economisti chiamano di jobless growth. Se non si riduce proporzionalmente l'orario di lavoro, aumenta la disoccupazione. L'informatica rende porosi i confini dell'impresa e quindi consente, incoraggia, moltiplica tutti i lavori atipici. I soggetti digitali vanno sostituendo man mano i soggetti analogici. Sul piano del lavoro, il processo post-industriale comporta la progressiva affermazione di alcuni megatrend che si erano già affermati
nella seconda parte della società industriale. Crescita percentuale dei colletti bianchi e del lavoro creativo, crescita della produttività, sviluppo senza lavoro, crescita della precarietà, la globalizzazione del lavoro che calmiera i salari, i datori di lavoro che si giovano di reti internazionali molto forti, i lavoratori che hanno reti internazionali invece molto deboli, diceva un grande politico brasiliano, i poveri non hanno lobby. Il management è sempre più anglofono e globalizzato e nei conflitti di lavoro, come conseguenza di tutto quello che ho detto, i sindacati perdono forza. In Italia come cosa abbiamo fatto? Abbiamo agito sulle politiche attive. Nel periodo di grande crisi 2008-2018, ma in particolare dall'inizio del 2000 al 2018, è avvenuto questo. Nel 2001 la occupazione era al 57%. È entrata in vigore la legge Biagi, sono stati istituiti, tolti, ripresi i voucher, è stato ridotto il cuneo fiscale, è stato abolito l'articolo 18, è stata azzerata l'IRAP, il solo Jobs Act ha dato alle imprese 17 miliardi, ormai praticamente l'Italia è il paese europeo con maggiore flessibilità contrattuale nel settore privato, con crescente flessibilità nel settore pubblico, con un costo del lavoro attestato intorno alla media europea, con retribuzioni decisamente inferiori alla media europea. Ebbene, dopo tutto questo, dopo migliaia di ore di scioperi, da 57% di occupati siamo passati al 60%. Nel frattempo la Germania è passata al 59%, perché la Germania ha un orario di lavoro pro capite di 1.356 ore all'anno, mentre noi abbiamo 1.723 ore all'anno. E quindi cosa caratterizza il lavoro del XXI secolo? È che intanto è sempre meno centrale nell'esistenza umana, a vantaggio del tempo libero. I nostri trisavoli vivevano 400.000 ore e lavoravano 200.000 ore. Noi viviamo 700.000 ore e lavoriamo 70.000 ore. Quindi il lavoro, nel migliore o peggiore dei casi, è un decimo della vita. La fonte di legittimazione sociale è sempre più l'uomo e la sua cittadinanza, non quello che fa. La percentuale di lavoro destrutturato aumenta continuamente e quindi modifica i confini di tempo e di spazio del lavoro. Un numero crescente di lavoratori e di lavori sono organizzati per obiettivo. Un numero crescente di lavoratori cade nella precarietà a causa di un'azione sindacale più globalizzata, più pedagogica, più radicale, che non riesce a tenere testa alla invadenza e delle tecnologie e della imprenditoria. Ancora con il metaverso e con lo smart working il lavoro si muove tra reale e virtuale, tra localizzato e ubiquo, tra vita personale e vita professionale. Le imprese differenziano continuamente l'organizzazione delle attività, soprattutto di quelle creative di quelle creative, e se il lavoro non viene ridistribuito aumenta naturalmente la disoccupazione e un numero crescente di cittadini è costretto a consumare senza produrre. Che fare? Beh, io credo che occorre ridurre l'orario di lavoro drasticamente in Italia a parità di salario, garantire un salario minimo, automatizzare tutto il lavoro automatizzabile, destrutturare tutto il lavoro destrutturabile, però garantire il reddito di cittadinanza, la ridistribuzione del lavoro e elevare la cultura generale della popolazione. Un bisogno assoluto di pedagogia politica sia da parte dei sindacati sia da parte dei partiti. Grazie mille professor De Masi anche per aver portato una discussione il tema della flessibilità del lavoro e per aver avanzato anche delle idee sul tavolo, idee politiche, quella della riduzione dell'orario del lavoro appunto, ma anche del salario minimo, che sono un po' sul tavolo anche europeo, non soltanto nazionale.
Darei la parola al segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, anche per raccogliere un po', mettere in sintesi quelli che sono stati gli interventi finora. Gli chiederei di provare a spiegare anche quali sono le sfide del sindacato tradizionale oggi di fronte alle nuove sfide contemporanee, quindi nuove sfide della rappresentanza nell'ambito di un lavoro frammentarizzato come abbiamo detto finora. E anche davanti però non soltanto alle sfide globali, ma anche alle difficoltà contingenti. Sappiamo che in questo periodo in Italia sono diversi lavoratori, centinaia di lavoratori che scendono in piazza per dire noi non riusciamo a pagare le bollette, insomma non le pagheremo, e quindi c'è un problema globale, ma c'è anche un problema momentaneo, che è quello di come risolvere oggi, in questo momento, una crisi del lavoro. Buonasera, mi sentite? Sì. Ok, grazie per l'invito. Lo dico subito, non credo di essere in grado di poter rispondere o comunque intervenire a tutte le questioni che sono state poste, perché ci vorrebbe molto tempo e anche umilmente penso che ci sono una serie di questioni poste che meritano anche una riflessione, un approfondimento ulteriore. Il contributo che voglio dare nella discussione parte sostanzialmente da un punto. Io credo che quello che è avvenuto, lo conosco un po' meglio, in Italia e in Europa, paesi che in un qualche modo nella storia degli ultimi 100 anni del movimento sindacale, del movimento dei lavoratori, hanno rappresentato un punto anche avanzato, chiamiamolo così, di mediazione tra il capitale e il lavoro. Penso alla nascita dei contratti collettivi nazionali di lavoro, penso al diritto alla contrattazione collettiva nei luoghi di lavoro. Penso a costituzioni come la nostra, in cui è garantito il diritto di sciopero, il diritto di coalizione alle persone che lavorano. Penso alla stessa nascita dello Stato sociale, al diritto alla sanità pubblica, al diritto alla scuola pubblica. E quindi, da un certo punto di vista, questo è stato un elemento che ha caratterizzato la storia anche del Novecento, ma che ha determinato, almeno in Italia e in Europa, una crescita dei diritti sia nel lavoro sia sul piano sociale, cioè sul piano anche civile, se pensiamo ai diritti delle donne, ai diritti delle persone, alla crescita sostanzialmente sociale. Io penso che ci sia un punto che io considero anche in una data, 1980, penso che da lì ci sia stata una inversione di tendenza. Quando si parla di globalizzazione, di messa in discussione dei diritti, penso che lì ci sia stato proprio un cambio. E vedo anche due elementi generali che danno questa indicazione. La Thatcher, se pensiamo a quello che avvenne in Inghilterra, con la lotta anche dei minatori e con la cultura che la Thatcher rappresentò anche dal punto di vista sociale, o se pensiamo a quello che fece Reagan negli Stati Uniti, quando a un certo punto, di fronte ai controllori di volo in sciopero, mandò l'esercito per dare un messaggio molto chiaro che non solo il diritto di sciopero era messo in discussione, ma che era cambiato anche il quadro. E da un certo punto di vista, il processo poi di globo e quegli assalti, quegli attacchi hanno teso a mettere in discussione quello che era un diritto fondamentale che era stato costruito, che era il diritto alla contrattazione collettiva, sia delle condizioni di lavoro sia delle condizioni sociali. Cioè, si è cercato di mettere in discussione quella che era anche un ruolo di soggettività politica che il movimento sindacale, il movimento dei lavoratori aveva realizzato, essendo soggetti sindacali che non pensavano solo alla tutela del lavoro, ma pensavano anche alla trasformazione sociale e quindi a dare una risposta a tutti i bisogni sociali e di vita che le persone sostanzialmente avevano in campo. E siccome quegli anni in Italia, in Europa, ma anche nel mondo, avevano determinato una crescita dei diritti del lavoro, credo che la reazione che si è determinata in quegli anni sul piano politico e sul piano economico ha puntato alla necessità di mettere in discussione questo. E lo dico in modo molto chiaro, l'attacco che io vedo più esplicito è legato a ciò che poi è avvenuto dopo, che mette in discussione qualsiasi vincolo sociale che tu metti al mercato. Non a caso la globalizzazione,
ha come fondamento l'idea di mettere in discussione qualsiasi vincolo sociale e di dare massima libertà al denaro, che può circolare libero nel mondo senza alcun vincolo, e allo stesso tempo ha messo in competizione tra di loro lavoratori a seconda dei paesi in cui erano. Pensiamo a tutti i processi di delocalizzazione, diciamo così, che hanno rotto anche gli elementi sostanzialmente di solidarietà. E io penso che l'origine delle difficoltà del movimento sindacale, ma anche delle forze politiche che storicamente avevano scelto di rappresentare il mondo del lavoro, nasce da lì. E quindi io penso che noi dobbiamo fare una riflessione, perché quello che è avvenuto dopo, compresa la precarietà nel lavoro, che a me sembra l'altra grande questione che si è determinata. Io, scusate, se voglio, faccio un esempio su di me. Quando io 40 anni fa ho cominciato a lavorare, da giovane apprendista a 15 anni, c'erano gli uffici pubblici del lavoro che mi dicevano dove dover andare a lavorare, e quando sono andato a lavorare non avevo un rapporto di lavoro precario, avevo un rapporto di lavoro d'apprendistato che mi qualificava per farmi diventare un operaio qualificato. Oggi, se ci pensiamo, l'accesso al lavoro non avviene più attraverso una mediazione pubblica che garantisce i diritti a tutti, ma è diventato un elemento di precarietà assoluta, e allo stesso tempo le condizioni di lavoro nei luoghi di lavoro attraverso la precarietà determinano un fatto nuovo, che le persone, pur facendo lo stesso lavoro, non hanno gli stessi diritti e non hanno le stesse tutele. E tu ti trovi che in qualsiasi settore vai nel settore pubblico, vai in una scuola, vai in un ospedale, vai in un settore commerciale, vai in un'industria, ti trovi che attraverso anche una riorganizzazione delle attività industriali, e cioè esternalizzazioni, appalti, subappalti, tu trovi che chi comanda è l'imprenditore, che ha un controllo su una catena di lavoro e di produzione amplissima, mentre prima tutti questi lavoratori avevano lo stesso contratto, gli stessi diritti. Oggi c'è una frantumazione, che rimane in piedi chi controlla l'azienda, cioè l'imprenditore, mentre i lavoratori e le lavoratrici, lungo tutto il processo lavorativo, dalla progettazione fino alla consegna, fino alla manutenzione, fino ai servizi, ha determinato una frantumazione dei diritti, perché applichi contratti diversi, perché ci sono forme di lavoro precario, perché c'è un lavoro autonomo, perché c'è la partita IVA. Pensiamo a quello che è avvenuto nel nostro paese attraverso ad esempio i rider, che sono persone che lavorano a cottimo con un livello di sfruttamento senza precedenti, ma che non sono considerati lavoratori subordinati a cui devi garantire sostanzialmente dei diritti. E se ci ragioniamo un attimo, almeno questa è la mia analisi, è che anche dentro alle forze politiche, sia di destra che di sinistra, è passata l'idea che questa globalizzazione, che ha messo in discussione l'esistenza stessa del lavoro, portandolo ad una merce che può essere comprata e venduta ed in competizione tra di loro, in realtà questa visione è una visione che è diventata quasi un pensiero comune. Io non so nel resto del mondo, ma se guardo a quello che conosco in Italia e in Europa, noi abbiamo avuto sia governi che dicevano di essere di destra, sia governi che dicevano di essere di sinistra, che entrambi hanno fatto leggi che hanno reso sempre più precario il lavoro. E se la guardo dal punto di vista del lavoratore, se io sono un lavoratore che sono precario quando c'è un governo di destra, poi sono precario quando viene un governo giallo, diciamo così, giallo-verde o comunque no, di centro, e poi sono precario quando c'è anche un governo di sinistra, mi spiegate per quel lavoratore lì quale differenza c'è tra destra, governo, tra destra, centro, sinistra, se la sua condizione è sempre precaria e se le leggi che vengono fatte anche da governi diversi non cambiano questa condizione, non assumono la condizione della tutela dei diritti del lavoro come un punto di ridisegno anche della società in quanto tale? E questo lo dico perché, almeno per quello che vedo io in Italia e mi sembra anche in Europa, quello che si è determinato in questi anni, e noi come CGIL lo stiamo dicendo non dal 26 di settembre, lo stiamo dicendo da almeno 10 anni, quello che si è determinato è una rottura drammatica tra la rappresentanza sociale e la rappresentanza politica. Al punto che quello che a me fa da, purtroppo dico, che mi riconferma in questa
analisi molto sommaria e schematica che sto cercando di fare, è che in Italia è successa una cosa che non solo ha vinto la destra, ma in Italia siamo di fronte per la prima volta dal dopoguerra ad oggi al fatto che il 40% dei cittadini e delle cittadine italiane non è andato a votare. Stiamo parlando di 17 milioni su 46 milioni. Sono 17 milioni che hanno deciso di non andare a votare perché non si sentono rappresentati da nessuno. Un dato di questa natura nel nostro paese non era mai successo. E da quello che sto guardando in chi fa analisi, la dimostrazione è che la maggioranza di quelli che non sono andati a votare vengono dalle zone più povere e in molti casi anche dal mondo del lavoro. Quelli che stanno peggio non si sentono più rappresentati e non pensano neanche che sia più un loro strumento quello del voto democratico per poter cambiare la situazione e sentirsi rappresentati. Quindi io dico che questo elemento qui pone da un certo punto di vista non che il valore non ha più valore, il lavoro non ha più valore, anzi io penso esattamente l'opposto. Penso cioè che quello che è avvenuto è che attraverso la svalorizzazione del lavoro tu hai determinato una condizione che anziché creare condizioni di solidarietà tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, il messaggio che gli hai mandato è che debbono competere tra di loro per poter lavorare. E in alcuni casi sei di fronte alla situazione, l'elemento talmente evidente di questa cosa è che, faccio sempre un esempio su di me, io vengo da una famiglia che aveva 5 figli e lavorava solo mio padre. 40-50 anni fa il fatto che lavorasse una persona, pur avendo una famiglia numerosa, permetteva a quella famiglia lì di non essere povera. Oggi sei di fronte al fatto che pur lavorando tu sei povero. E da un certo punto di vista questo elemento dimostra anche una redistribuzione della ricchezza a danno di chi lavora che non ha precedenti nella storia degli ultimi 20, 30, 40 anni. E da un certo punto di vista noi oggi non abbiamo solo lavoratori precari, noi abbiamo anche un numero di lavoratori precari o addirittura di contratti di lavoro part-time, come si dice, cioè che non fanno 40 ore ma che ne fanno 15, che ne fanno 20, che non perché lo hanno scelto ma perché sono obbligati a fare quell'orario lì, che sono poveri lavorando, e uno degli elementi che ci sta determinando ha proprio questa caratteristica. Allora io penso che se questo è il quadro, noi abbiamo bisogno da un certo punto di vista di ricostruire una cultura anche politica che torni a ripartire dalla rappresentanza del lavoro. Certo che oggi il lavoro è cambiato e da un certo punto di vista io penso che questo determina anche un cambiamento della funzione del sindacato, la dico in modo secco per cercare di farmi capire. Io sempre di più vedo che il sindacato, se vuole essere un soggetto che rappresenta davvero le lavoratrici e i lavoratori in tutta la loro condizione, non può più limitarsi a chiedere più salario o meno orario. Vorrei essere chiaro, c'è bisogno di aumentare i salari che sono troppo bassi e c'è bisogno di ridurre gli orari per redistribuire il lavoro. Ma oggi noi siamo di fronte ad un cambiamento, cioè quello che sta cambiando è anche il contenuto del lavoro. Noi siamo di fronte al fatto che il modello produttivo e i prodotti, così come li abbiamo pensati fino ad oggi, debbono radicalmente cambiare, perché la crisi climatica non è una invenzione, è un dato concreto. E da un certo punto di vista, quindi, mai come adesso, se ho capito a modo il primo intervento che è stato fatto poneva questo tema, mai come adesso il punto non è solo rivendicare il diritto di lavorare e di avere dei diritti, ma oggi il punto è rivendicare il diritto di poter discutere e contrattare, dico io, quello che faccio, come lo faccio, quello che produco, con quale sostenibilità ambientale, con quale significato. E questo allora vuol dire che la contrattazione, il diritto delle persone, deve essere anche quello di poter negoziare, discutere ed essere coinvolti prima che vengano fatte le scelte che poi determinano le condizioni del lavoro che io realizzo. E da un certo punto di vista rivendicare che l'intelligenza di chi lavora sia messa nella condizione di poter intervenire anche su quello che faccio vuol dire mettere anche in discussione l'idea stessa di proprietà dell'impresa così come è stata pensata e come si è affermata sostanzialmente in questi anni, perché quello che si ritorna ad aprire è una contraddizione tra la proprietà d'impresa, che in un qualche modo è anche proprietà delle persone e della
del lavoro che viene realizzato e il fatto che invece, mai come adesso, anche le imprese hanno bisogno dell'intelligenza e della cooperazione delle persone, tanto più con lo sviluppo delle tecnologie digitali e con il cambiamento anche dei processi lavorativi. E quindi da un certo punto di vista io penso che in questa direzione c'è bisogno sul piano contrattuale di rivendicare dei diritti di informazione, di confronto preventivo e di negoziazione preventiva. Dall'altra parte c'è bisogno di una nuova legislazione sul lavoro, in cui il diritto del lavoro sia in grado di misurarsi con questi processi di cambiamento, e dall'altra parte penso che uno dei temi di fondo, un nuovo diritto che noi dobbiamo rivendicare, anche attraverso il fatto che una parte del mio orario di lavoro venga speso in questa direzione, è il diritto alla formazione e alla conoscenza preventiva. Oggi un elemento di diseguaglianza sempre più forte è tra chi conosce le cose e chi non le conosce. E da un certo punto di vista il diritto alla conoscenza e alla formazione permanente lungo tutto l'arco della vita lavorativa delle persone è la condizione per poter mettere quelle lavoratrici e quei lavoratori anche nella condizione di poter intervenire e discutere e condizionare anche gli investimenti e le scelte che vengono realizzate. E da un certo punto di vista, dal mio punto di vista, questo significa mettere anche in discussione il ruolo stesso del mercato e dell'impresa così come l'abbiamo conosciuto fino adesso. Ecco, grazie Maurizio Landini, purtroppo devo interromperla perché abbiamo un altro giro, volevo chiedere appunto se abbiamo tempo per fare un altro giro di interventi. Ok, e anche perché comunque gli spunti che sono arrivati anche da Maurizio Landini sono molti, e per questo vorrei ridare la parola anche al professor Supio, che è stato anche l'unico che ha rispettato i tempi scientificamente di intervento. E due cose, intanto ringrazio Landini per aver messo sul tavolo anche due questioni che non erano uscite, insomma il dato sull'astensione, che è fondamentale per capire anche quello che è stato il problema di rappresentanza politica che abbiamo analizzato finora, e ovviamente il tema del lavoro povero e della competizione tra lavoratori. Una competizione che si fa anche a livello contrattuale, molto spesso Landini ha parlato molto di contratto, no? Di quanto sia importante per far valere i propri diritti, ma oggi quello è un tema fondamentale, molti lavoratori non hanno un contratto e la rappresentanza o comunque la risoluzione di questo problema può passare solo attraverso il contratto o ci sono altri metodi per poter tutelare il lavoratore che oggi insomma è messo un po' alle strette da questa mancanza? Abbiamo sicuramente bisogno di forme di rappresentanza del lavoro, forme che non siano più il calco del processo di divisione dei lavoratori in categorie, come è stato appunto appena rievocato. Se prendo l'esempio francese, l'ultimo sciopero importante è stato da parte di alcuni allevatori di suini in Bretagna, lavoratori autonomi, e penso che una delle sfide del movimento sindacale è non lasciarsi prendere da questa tribalizzazione della società, perché si smantellano i modelli basati sulla dignità dell'essere umano e sulla democrazia. Miraggio della globalizzazione, questa solidarietà può sparire per lasciar posto a una polvere di individui con gli stessi diritti, però non è così, questi individui si uniscono, c'è solidarietà e il tutto si basa su alcune caratteristiche fisiche, non su ciò che fate ma su ciò che siete. Per riassumere, la giustizia sociale dei fordisti si basava sulla distribuzione delle ricchezze, e lo smantellamento di questa giustizia sociale crea frammentazioni basate sull'essere. Verso dove bisogna andare se si giudicano le persone su ciò che fanno, su come agiscono?
questa divisione a tre era già presente nel diritto romano, c'era l'essere, la voce e l'agire. Ed è solamente così che si può uscire da questo processo di frammentazione. Magari giusto un paio di parole su alcune cose che sono state dette veramente, veramente interessanti sulla questione della razionalità del voto populista. È un'espressione che ha molto successo in Francia, questa. Esiste una sorta di circolo della ragione. Alain Main a un certo momento ha diretto un po' il mondo, ha creato questa espressione. Quindi a partire da quel momento lì non c'è più democrazia, perché se si fa parte del circolo della ragione si è nella mancanza di ragione. Bisogna interrogarsi sullo stato della società, ma c'è anche chi sa e conosce le vere storie della storia, poi ci sono degli ignoranti e lì la politica diventa un esercizio pedagogico, comunicativo. E questo già era così durante il periodo di Lenin, con un'avanguardia che a un certo punto non ha più contatti, riceve veramente segnali deboli, il che può essere un problema perché questo crea questi raggruppamenti di cui abbiamo parlato prima. Si è parlato molto della fine del lavoro, delle nuove tecniche e poi arriva la pandemia e in quel caso abbiamo capito che c'era bisogno di lavoratori, lavoratori che non lavoravano appunto solo sui segni ma sulle cose. E un problema, come ad esempio c'è anche in Francia, è la mancanza di lavoratori in moltissimi settori. Gli autobus a Parigi è diminuita perché non ci sono conducenti di pullman. Io credo che sia un mito la fine del lavoro, perché fino a quando ci sono persone con immagini in testa che vogliono concretizzarle, ecco, ci sarà ancora lavoro. Forse non ho risposto alla sua domanda, o forse sì? Ma sì, va di base. Allora, io difendo i sindacati perché sono ancora ancorati alla condizione reale delle persone che i partiti politici non hanno più, con i loro difetti, ovviamente. Si trovano in una situazione di debolezza storica, però sono ancora legati alle condizioni di vita e di lavoro di tutta una parte della popolazione e quindi la loro rappresentanza è molto più forte rispetto a quella dei partiti politici. Grazie mille, grazie. Ultimissima cosa, giusto per darvi un esempio concreto, è stato rievocato anche il punto dell'esternalizzazione delle funzioni, quindi la frammentazione delle imprese con l'idea che ci si unisce però sulla questione principale, ma la questione principale fondamentalmente è fare soldi. Quindi questo processo mostra che oggi ci sono delle conseguenze drammatiche. In Francia, la Francia si trova in una crisi profonda, il sistema energetico. Abbiamo ereditato dall'impatto tra De Gaulle e i comunisti, abbiamo appunto ereditato un settore industriale che causa ovviamente problemi ecologici. EDF ha cominciato a esternalizzare circa 20 anni fa le funzioni di manutenzione delle centrali. Costa meno decentralizzare piuttosto che avere lavoratori di EDF. Creiamo dei bandi. Quindi cosa succede? Si chiamavano delle persone, avevano, come dire, la loro dose di radiazione e poi venivano lasciati via, per evitare quindi che appunto ci fossero conseguenze sanitarie. Con questo processo però ha fatto perdere una conoscenza e una competenza da parte delle imprese a livello nucleare, su qualcosa che veramente è concreto. Ecco, questo è quanto, basta, promesso, non dico più nient'altro. No, anzi la ringrazio per aver messo sul tavolo la questione, insomma, della giustizia ambientale, che comunque ormai è imprescindibile da qualsiasi tipo di discorso economico del lavoro.
Professoressa Massimo, insomma, è tornato il tema anche della divisione, insomma, delle differenze basate su chi si è e non su quello che si fa, almeno così anche ha detto il professor Supiò. Un'impressione anche su quello che ha sentito, anche sui dati, dal punto di vista anche politico, visto che appunto in Brasile ci sono state delle elezioni importanti. Sì, su quello che è uscito finora, anche per come rappresentano queste differenze, diciamo, più che sociali, proprio di essere, cioè chi si è. Ok, guarda, c'è una, pur perché ho sentito questa frase, che Michele Landini ha detto che lavorare tanto eppure essere poveri è una realtà senza precedenti. Per noi è sempre stato così. La maggior parte del suo globale è informale e la maggior parte dei lavoratori del mondo è informale, 61%. Quindi questo non è una nuova realtà, forse per voi, per questo è stato forse nel centro di dibattito adesso. I lavoratori precari, informali, le nuove cooperative di piattaforme, però i vecchi informali, che sono lavoratori attraversati dalla razza in Brasile, un prodotto della colonialità del potere, non solo in Brasile ma nel mondo, è stata una realtà presente da tanto. E quindi queste soluzioni di, per esempio, lo sciopero, come ha detto il professore Supiò, è stata una metabolizzazione violenta della giurisprudenza che l'ho già svuotato qua in Italia, in Brasile. Non è possibile giuridicamente fare un sciopero politico e quindi abbiamo un svuotamento del diritto di sciopero. Dobbiamo puntare su nuove forme di lotta, sovvertere i significati di sciopero, che non è solo fermare di lavorare, il boicottaggio, l'idea di un rapporto di solidarietà tra i consumatori, i lavoratori, scioperi che collegano lavori riproduttivi gratuiti con lavoro di cura, che è centrale per la sostenibilità della vita. Sarebbero forse direzioni più interessanti da pensare nell'epistemologia del diritto del lavoro. Nella questione di rappresentazione collettiva significa pensare oltre il sindacato. Ovviamente il sindacato è importante, però non riusciremo a fare niente senza il sindacato, però non solo con il sindacato dobbiamo agire. Le cooperative di piattaforme, le cooperative dei lavoratori informali in Brasile stanno facendo un bellissimo lavoro pure mettendo insieme la dimensione della giustizia ambientale, eppure cambiando il concetto di valore nel mercato. Ci sono leggi ambientali che trasferiscono un reddito per quei lavoratori informali che sono, si associano in cooperative per raccogliere rifiuti. Questo è riconosciuto come un valore ambientale perché il servizio pubblico ambientale in Brasile non funziona, no? Quindi una legge ambientale ha sovvertito il lavoro mercantile del lavoro, trasferendo un reddito per questi lavoratori informali che si associano in cooperative, essendo una prospettiva diversa dai sindacali. Il salario minimo, scusa, non è una soluzione. C'è il salario minimo in Brasile. Il salario minimo sarà basso. In Brasile è 200 euro. E questo pure non è un ostacolo per contratti atipici che non garantiscono un salario minimo. E quindi forse dobbiamo pensare in altre prospettive. E in termini di essenzialismo strategico, nelle parole delle Spivak, possiamo pensare in soluzioni a brevi termini, come per esempio strategia giuridica per aumentare la subordinazione algoritmica dei rider, riconoscendo questa subordinazione, il controllo in tutti gli aspetti per un algoritmo, un reddito di cittadinanza ovviamente, però pure cambiare l'epistemologia di diritto del lavoro. Cos'è lavoro? Cos'è valore? Cos'è tempo? Perché per me andare su socio è pure
un tipo di lavoro che si chiama heteromation, è produrre dati, dati sono capitali, è svolgere un'attività nel tempo in generale valore. Quindi questo è lavoro, non possiamo riconoscere in legge come un lavoro. Oppure lavoro di cura, gratuito, non è un lavoro. In Argentina hanno riconosciuto come tempo di contribuzione per rendere possibile la pensione delle mamme. E quindi dobbiamo pure a lungo termine ripensare, a decolonizzare la epistemologia del diritto del lavoro. Grazie professoressa Massimo. E sicuramente il tema di che cos'è il lavoro è un tema grande, bisognerebbe discutere su cos'è e cosa non lo è alla luce delle trasformazioni che stiamo vivendo. Collegandomi ovviamente a quello che ha detto la professoressa, le chiederei insomma di continuare anche sulla scia di cui stava dell'argomento di cui stava parlando prima, e quindi provare a parlare non soltanto di salario ma anche appunto di reddito. Lei aveva portato anche dei dati su questo. Avevo l'ultima slide, non so se può essere mostrata ma non fa niente, era giusto per alleggerire un po' il tema. Si è molto discusso sui social perché l'onorevole Marattin di Italia Viva ha pubblicato un grafico da lui realizzato su Excel a partire da dati Sole 24 Ore che mostravano con un grafico a linea, che non è proprio il più adeguato per lo scopo, diciamo, tecnicamente, però mostravano che c'era una forte correlazione tra numero di percettori di reddito di cittadinanza e voto al Movimento 5 Stelle. È stato molto, lo postava però diciamo con un intento di commentare negativamente tale associazione, dicendo quindi che c'era come se fosse una sorta di voto di scambio. Ora, volevo dare su questo un'ottica più di scienza politica. Il grafico che c'era vicino era invece un'analisi in realtà simile, però soltanto con uno scatter plot, quindi un pochino più corretto, mostrava l'associazione lineare questa volta su voto a livello di provincia, di lista per il Movimento 5 Stelle, quindi lato proporzionale Camera, e percettori di reddito di cittadinanza su totale dei votanti. E si vedeva una linea, no, che tendeva verso l'alto, quella era un'associazione, una correlazione positiva e molto statisticamente significativa. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la correlation is not causation, quindi noi possiamo cogliere una associazione tra le due cose, non è che l'una cosa causa l'altra. Poi c'è anche un rischio di fallacia ecologica, perché queste analisi sono a livello regionale, quella di Marattin, provinciale, quella del grafico un po' meglio che c'era a destra, ma una analisi macro per provare a testare un processo micro, cioè a livello del singolo elettore. Dal punto di vista della scienza politica, però, quello che volevo dire è che se noi avessimo dei dati micro, potessimo davvero chiedere ai percettori di reddito di cittadinanza: hai votato Movimento 5 Stelle? Da questa analisi micro emergesse che sì, e c'è più probabilità di votare Movimento 5 Stelle per coloro che hanno percepito il reddito, per i loro familiari o per coloro che pensano in futuro di poterne avere bisogno, ecco, non dovremmo commentarlo negativamente. Okay? Perché vorrebbe semplicemente dire che ha tenuto quello che viene definito responsiveness e accountability, cioè che le preferenze degli elettori hanno trovato parziale, come sempre, parziale risposta in una proposta di policy implementata in Parlamento, e che poi, ritornati alle urne, questi elettori hanno premiato, quindi in un processo di accountability circolare, quel partito che si era fatto, diciamo, alfiere di quella proposta. Questo può valere per il reddito di cittadinanza da un lato, può valere per altri tipi di politiche, no? Per esempio per la diminuzione dell'aliquota di tassazione sulle partite IVA. Okay? Quindi è un ragionamento che corrisponde al principio di responsiveness e accountability. In realtà è una buona notizia per la democrazia rappresentativa, cioè che gli elettori votino il partito che loro percepiscono aver massimizzato la loro utilità. Quindi niente di orribile. Solo una nota se posso sull'affluenza. E sì, è vero quello che dice il segretario Landini, cioè abbiamo registrato la più bassa affluenza nella storia italiana. Studi comparati, quindi non solo sull'Italia, dimostrano che gli individui che si trovano in difficoltà economica lavorativa, come primo risultato politico, tendono a astenersi, perché è chiaro che la marginalità economica e lavorativa si traduce anche in percezione di incapacità di agire nella sfera politica, no? E quindi il primo esito è l'astensione.
quindi prima ancora degli esiti di chi va a votare, che sono quelli di cui vi ho parlato io. Però, diciamo, per avere anche una nota positiva, c'è anche da dire una cosa, che l'affluenza è anche fortemente influenzata dal grado di competitività di un'elezione. Cioè, visto che per chi non è proprio malato di politica, andare a votare ha un costo, si va a votare tanto più si pensa che il proprio voto possa fare la differenza. Queste elezioni sono state le meno contested, cioè le meno combattute della storia italiana, ok? Ad agosto sapevamo già chi avrebbe vinto. E il fatto, quando è fallita l'opzione di alleanza a destra, quindi il fatto che ci fosse la percezione che tanto era persa la partita, ha indotto, oppure che tanto era vinta, no? Quindi vale per entrambi gli elettorati, ha indotto molti elettori non particolarmente partisan, non particolarmente motivati, a stare a casa. Quindi diciamo un effetto di incremento della percentuale di astensione è anche dato dal fatto che queste elezioni non erano competitive. Di solito questi astenuti qua colpiscono di più dal lato di chi si sa che perde, perché c'è un effetto positivo, cioè quando si sa che la propria parte può, è probabile che vinca, si tende ad andare a votare più con più convinzione. Però c'è anche questo, non c'è solo l'emarginazione. Grazie mille dottoressa Negri. De Masi, sappiamo la sua posizione sul reddito di cittadinanza, insomma l'aveva già anticipata prima. Le lancerei giusto la provocazione del professor Supiò, che si chiede insomma se è davvero un mito la fine del lavoro oppure no. Lei prima aveva parlato di insomma intelligenza artificiale, automazione. Il lavoro non finisce ma si riduce, il fabbisogno di energia umana, e l'energia umana che occorre è sempre più di tipo creativo e non esecutivo. Ciò non toglie che riducendosi il fabbisogno di energia umana non aumenti la produzione di ricchezza. La produzione di ricchezza aumenta, appunto c'è sviluppo senza lavoro. Naturalmente il problema è come si ridistribuisce la ricchezza dal momento in cui la ricchezza è prodotta prevalentemente da macchine e non da uomini. Quindi non può essere commisurata la distribuzione alla quantità di lavoro fornito. Noi abbiamo avuto l'esperienza del comunismo reale, il quale aveva imparato a distribuire la ricchezza, ma non la sapeva produrre. Noi invece, come Occidente, sappiamo produrre la ricchezza, ma non la sappiamo distribuire. Si invoca per l'occupazione la crescita economica e gli investimenti, ma la crescita economica e gli investimenti non si traducono più automaticamente in nuova occupazione. Se do più soldi a un imprenditore, oggi l'imprenditore tende a comprare macchine piuttosto che lavoratori. Il problema è che di fronte a tutte queste questioni di carattere epocale, la sinistra si è fatta permeare da idee neoliberiste. Del resto in Italia negli anni 90 le privatizzazioni furono fatte soprattutto da tre governi di sinistra. Questo ha comportato però una perdita di intelligenza pedagogica e soprattutto di radicalità da parte della sinistra. Si citava prima Marattin, ma Marattin, che ha militato nel Partito Democratico prima di passare in quello di Renzi, beh, è neoliberista, ha fatto studi neoliberisti e vede come correlazione negativa il fatto che i percettori del reddito di cittadinanza abbiano votato per il partito che ha creato questa provvidenza dopo 70 anni in cui gli altri partiti non l'avevano fatto. È del tutto naturale, è ottimo che ci sia questa correlazione. Significa che l'elettorato sa fare le connessioni tra le decisioni dei politici e la vita quotidiana di loro stessi. Grazie mille, professor De Masi. Mi scusi le tempistiche, siamo in chiusura, abbiamo proprio 4 minuti a proposito insomma del voto razionale. No, volevo solo terminare con un aspetto ottimistico. Io credo che la vittoria della destra in Italia costringa la sinistra ad essere più sinistra. Questo porterà a un ritorno del conflitto. Il ritorno del conflitto significa finalmente una ripresa di ruolo della politica rispetto all'economia.
Grazie, grazie mille. E io darei la parola in chiusura appunto a Maurizio Landini, abbiamo 3 minuti, a questo punto le chiederei di raccogliere un po' questi input sulle nuove forme di sciopero, in qualche modo si è parlato di boicottaggio, lei cosa ne pensa, il sindacato tradizionale può aderire a queste nuove modalità di conflitto? Guardi, io penso che il tema diventi, se posso dirlo, estendere quello che è il principio della Costituzione che abbiamo nel nostro Paese. Da noi lo sciopero è un diritto e si può fare anche lo sciopero politico ed è un diritto che viene garantito dalle leggi e dalla Costituzione. Anche perché senza questo diritto, vorrei che fosse chiaro, senza un diritto di questa natura, l'azione sindacale non è possibile esercitarla. Vorrei che questo elemento fosse chiaro. Cioè il diritto alla coalizione le persone lo possono realizzare se nel momento che si coalizzano hanno anche uno strumento che gli permette di poter cambiare i rapporti di forza che altrimenti non ce l'hanno. Non a caso quello che sta avvenendo in giro per il mondo è la messa in discussione di questo diritto di sciopero ed è un tentativo che è stato fatto anche nel nostro paese. Quindi se la ragiono ci sono alcuni elementi fondamentali come il diritto di sciopero ed insisto il diritto al contratto collettivo nazionale e alla contrattazione collettiva sono due diritti che o vengono regolati dalla politica e dalla legge che quindi riconosce che esiste il lavoro, che esiste l'impresa e che quindi c'è una mediazione sociale da realizzare attraverso anche l'azione non tanto sindacale, del diritto delle persone, io sto parlando del diritto delle persone, non del diritto delle organizzazioni, del diritto delle persone se vogliono di organizzarsi collettivamente, di contrattare e quindi anche di scioperare. E io penso che il tema di fondo che noi abbiamo è questo. Poi sulla cosa che lì veniva indicata, e cioè altre forme di sciopero, si può ragionare, si può vedere nel nostro paese. Non è molto diffusa questa idea che io non compro prodotti, metto in discussione. No, io nella mia esperienza sindacale non l'ho mai visto come un elemento nella cultura del mondo del lavoro, come azione che in un qualche modo può modificare questa cosa. Poi sono pronto naturalmente a comprendere, a discutere, a conoscere, a valutare anche gli elementi diversi e se necessario anche a cambiare idea. Ma oggi io penso che il tema di fondo sia questo. Del resto, scusate, quando una persona è precaria, che è assunta un mese per volta e non sa se è confermato, se ha forme di lavoro precario, il diritto stesso di potersi organizzare, di potersi operare, gli viene cancellato alla base, gli viene negato come elemento di fondo. E non è un caso che si determini una contrapposizione tra lavoratori, tra chi al limite ha qualche diritto e chi non ne ha neanche uno e vengono messi in competizione. Allora io qui penso che ci sia un problema che la politica torni a rappresentare il lavoro. Penso questa cosa, e cioè che nei momenti più alti la politica ha garantito questi diritti come condizione per poter produrre anche dei vincoli sociali sostanzialmente al mercato, che da un certo punto di vista mi sembra un elemento di novità. E in più penso che c'è bisogno in questo momento, se penso anche alla crisi della politica e della rappresentanza, di tornare a rispondere ai bisogni materiali. Si faceva l'esempio del reddito di cittadinanza, quindi del fatto che si dice che una parte di quelli che hanno avuto questo reddito hanno anche votato premiando la forza politica che l'ha fatta. Ma se noi ci pensiamo, siamo di fronte al fatto che tu hai altre situazioni che si sono determinate, che non sono state rappresentate da nessuno. C'è uno che è precario, chi poteva votare per rappresentarlo, visto che tutte le forze politiche che ci sono state hanno comunque aumentato la precarietà e non hanno cambiato quelle leggi lì. Per loro quale differenza c'è tra le persone? C'è tra le forze politiche se questi temi non vengono affrontati? Dopodiché io penso che c'è un altro tema. Non solo io penso che il lavoro non è finito, ma penso che in realtà è il lavoro delle persone, anche con i cambiamenti che ci sono, che continuano a produrre ricchezza. E se ce la vogliamo dire, almeno io la penso così, quello che è passato in questi anni sul piano culturale è stato l'idea che siamo diventati tutti dei consumatori e non c'è più la logica che invece la ricchezza la produce chi lavora e c'è quelli che la producono e ci sono quelli che con la finanza e lo sfruttamento distruggono anche la ricchezza che viene prodotta sostanzialmente dal lavoro. E qui, se la ragiono da un certo punto di vista, ne dico una grossa, guardate che non c'è solo il problema di aumentare i salari, ma se la guardiamo da un certo punto di vista è venuto forse il momento di mettere un tetto alla ricchezza, non so se è chiaro come punto,
perché noi siamo di fronte ad un aumento delle diseguaglianze, frutto anche di leggi e di una cultura che non ha precedenti. Perché penso che questo sia un elemento da affrontare oggi? Perché il modello di sviluppo e di produzione che in questi anni è venuto avanti è un modello che sta mettendo in discussione l'esistenza stessa delle persone sul pianeta. E se io voglio dare un futuro e una rappresentanza anche alle nuove generazioni che hanno un'attenzione molto più forte delle nostre, io credo che ci sia questo bisogno, questo elemento di radicalità, ma che vuol dire ripartire dal lavoro, dal significato del lavoro e da un certo punto di vista dal diritto di poterle sostanzialmente affrontare. Ecco, io credo che sia questo il quadro dentro il quale ci siamo. Io mi rendo conto, davvero chiuso, io non ho dato risposte perché oggettivamente non ho neanche l'ambizione di poter dare delle risposte a tutta la discussione che abbiamo messo in campo, ma penso che ci sia un problema di qual è la pratica contrattuale democratica che va affrontata. E io la dico così, se ci pensiamo un attimo, sentivo anche la professoressa brasiliana prima, certo ci sono tante diversità, ma c'è un punto, se ci pensiamo, il numero di persone che nel mondo per vivere ha bisogno di lavorare non è mai stato grande come adesso. Il punto vero è che il mondo del lavoro non è mai stato tanto frantumato, diviso e contrapposto come adesso. Quindi o si trova il modo di ricostruire una visione che rimetta al centro il lavoro e che in un qualche modo ridia dignità al lavoro e lo faccia diventare l'elemento che viene prima del mercato e prima del profitto, o altrimenti noi questa condizione non la cambiamo. Io credo che c'è questo, anche grazie, un nuovo internazionalismo che rimette... Grazie mille Maurizio Landini, siamo andati lunghissimi. E io ringrazio Landini, ringrazio il professor De Masi in collegamento, ringrazio il professor Supiola, la professoressa Massimo, la dottoressa Negri e vi do appuntamento per la seconda lecture dedicata ad Alessandro Panza che sarà l'11 novembre e il titolo sarà Oltre le disuguaglianze, un tema che abbiamo affrontato oggi, prospettive politiche per un nuovo contratto sociale. Grazie ancora.